Salve a tutti e ben ritrovati dal vostro Gio. Siamo ancora su Nier Replicant e finalmente abbiamo vissuto insieme il time skip, ovvero la metà esatta del gioco, la metà esatta della trama, dove abbiamo concluso la nostra fase adolescenziale e adesso siamo con il nostro protagonista, con il nostro Nier, nella sua fase adulta. Infatti, come potete notare, adesso il nostro giovincello è bello guaglione, come si suol dire. È un personaggio che io trovo estremamente figo. Molto più bello la versione di Replicant piuttosto che Gestalt, dato che molti magari non lo sanno, ma questo tipo di gioco è uscito in due versioni. La versione Replicant e la versione Gestalt, che fondamentalmente sono la stessa cosa. Cioè, il gioco è praticamente lo stesso, solo che nella versione asiatica, ovvero nella versione Replicant, il protagonista Nier è il fratello che deve salvare la sorella, mentre nella versione Gestalt è il padre che deve salvare la figlia, il padre Nier che deve salvare la figlia, cosa che è stata inserita anche in questo titolo e lo vedremo, non vi preoccupate perché lo vedremo. Altra cosa importante da dire è che bisogna, prima di questa fase, completare tutte le side quest che vi siete lasciate alle spalle. È molto importante questa cosa perché altrimenti se non avete fatto delle side quest o comunque non avete avuto modo di completare delle side quest, praticamente qui si vedranno e infatti diventeranno impossibili da completare, perché si possono completare solo durante la fase da adolescente di Nier. Infatti, come potete vedere, le nostre side quest sono al 50%, proprio perché abbiamo fatto la metà delle side quest durante la nostra versione adolescenziale e l'altra metà, l'altro 50%, le faremo adesso nella nostra fase adulta. Quindi fate molta attenzione perché rischiereste in generale di perdere le side quest. L'unica nota che vi metto è semplicemente che c'è una missione sola che potrebbe in un qualche modo ingannarvi e potrebbe in un qualche modo far scaturire l'impossibilità di completare, ovvero la missione Buon Appetit. La missione Buon Appetit, come potete vedere, bisogna in un qualche modo ottenere gli squali. Bisogna ottenere 5 squali. E dato che il vecchio non vi insegnerà a pescare se non adesso, quindi nella fase successiva del gioco, gli squali si possono pescare nel molo di fronte mare, però utilizzando le sardine come esca. Quindi se utilizzate le sardine come esca, avrete un'ottima probabilità di pescare gli squali. Quindi pescate gli squali, completate la missione e riportatela al committente in questo caso. Noi adesso invece dobbiamo andare avanti con la trama, perché appunto sono passati questi 5 anni. Lo Shadow Lord, così come è stato nominato, ha rapito nostra sorella Yona e ora siamo sulle tracce finalmente di... siamo sulle sue tracce e finalmente forse abbiamo un indizio che ci permette di avvicinarci a lui. Nel frattempo le ombre hanno preso il controllo della città, hanno distrutto la città, è stata ricostruita, ma come potete notare il clima che si respira all'interno della nuova zona di gioco non è esattamente il migliore. Quindi andiamo dalla nostra Mami Popola. Esatto, tutto distrutto ancora. Kainé, pietrificata, nella stessa zona dove l'abbiamo lasciata tempo addietro. Io adoro tantissimo il personaggio di Nier giovane così. Poi il vestito, guarda, è bellissimo. Sì. 自分ではあまり感じないけど、ポポルさんはちっとも変わらないんだな。お世辞も成長したじゃないの。本当に昔から印象がずっと変わらなくて。はいはい、もういいから。エミル君からよ。Da parte di Emil, quindi loro si scrivono ancora. Ciao Joe, o Nier in questo caso. Sono Emil, scusa se non ti ho scritto prima. Tu e Weiss andate d'accordo? Sono sicuro che continua a usare paroloni facendo sembrare tutti degli stupidi. Ti scrivo perché recentemente ho trovato dei documenti che potrebbero aiutarci a curare la pietrificazione di Kainé. Puoi venire a dare un'occhiata? Grazie e ti aspetto. Sekika Kaijo no kanosei ga detekita na. Kore de. Mata mura o hanarete shimau no ne.
村が魔物の脅威にさらされてるのに。うん、分かってる。Esatto, le ombre adesso, durante questo periodo, come abbiamo visto dalla scorsa volta, sono addirittura corazzate. Hanno la possibilità addirittura di essere corazzate, ma non sono un grosso problema, perché basta fare la combo, una semplicissima combo di esecuzione oscura più un uppercut, si atterrano e si possono eliminare da terra. Quindi veramente molto molto facile. Su questo sistema di combattimento c'è stato forse una falla da parte del sistema, che praticamente ha impedito di essere difficilmente, no, competitivo da questo punto di vista. どうかしたのか畑のことばかり考えながら料理してたらぼやを出してね。あだ直すのに使う素材が足りなくてね。それは大変だな。いいのかい。危険ならなおさら。ロボット山は生き慣れてるから大丈夫。すまん。形状記憶合金を1個。分かった。OK, quindi prima side quest di questa nuova fase di gioco. Cominciamo adesso. Guarda qua cosa c'è. Già. No. Saikin mise no shou. Io. Igai su wa sukunai nda ga. Tashikani soitsu wa to wa iu mono no. Ah. Nusumi nanka shinpai shine. Ah. Dou saikin soko no suisha no umo. Daibu nenki ga. Suisha ga kowareru no wa 軸回りと水かきをする板を交換すれ。それなら。ありがとうございます。それだけ生活が苦しいということなのだろう。じゃあ、dobbiamo risolvere le side quest. Solo che questi sono NPC che mi sono due che lavorano insieme, quindi questi non sono quelli delle side quest. Dorobo? 以前犯人らしき影を見たんだ。 Qui invece c'è Devola che mi propone un lavoro. Sì, ci sono altre tutte side quest anche dall'altra parte, ragazzi. Sì, qua la situazione è un po' particolare. Però adesso le armi in teoria dovrei avere nuova roba. Esatto, Alba e anche Ascia della Decapitazione. E io direi che le posso comprare entrambe. Ecco, vedete? Praticamente adesso abbiamo la possibilità di poter switchare le armi. Ma per quanto riguarda le armi, esatto, adesso io devo equipaggiare la lancia. Eccola qua. Spada a due mani invece mettiamo questa. Spada a una mano invece possiamo lasciare ancora questa. Ecco, questa è la mia spada a due mani, che in realtà è un'ascia. Questa è la mia lancia adesso per il momento, però vabbè, ne troveremo di lance più belle anche esteticamente, quindi non vi preoccupate. Diciamo, la cosa importante però è accettare queste side quest, perché poi le dovrò fare ovviamente. Anzi, probabilmente potrei anche fare un taglietto subito qua. Mi levo dalle palle queste side quest e dopodiché continuo la nostra esplorazione. E mi sa che farò proprio così. Quindi eccoci qua. Ho fatto il mio giro di side quest, che ovviamente ancora non ho completato per una questione di praticità, che avrò modo di poter sviluppare dopo, anche potendomi teletrasportare letteralmente da un luogo all'altro, che poi teletrasportarsi non è il termine giusto, ma potremo spostarci velocemente da un luogo all'altro. Vi voglio parlare un secondo di questa side quest. Chi già ha giocato a Nier Replicant sa che cosa vuol dire vedere questo campo fiorito. Ovvero, mi sto riferendo in modo più specifico a questa missione, che è una missione secondaria, tra l'altro. Un'oasi del deserto, dove praticamente all'ingresso della zona di facciata una donna ti chiede di ottenere 10 semi di fiore lunare rosa. L'ibridazione dei fiori, e per quanto riguarda anche lo studio della possibilità per ottenere i semi rosa in questo caso,
si deve protrarre per tanto tempo all'interno del gioco. Perché? Perché nella PlayStation si poteva comunque modificare l'orario e avere un risultato molto più veloce. Su PC purtroppo questa cosa non funziona. Quindi quando giocate su PC, come me in questo caso, dovete iniziare a fare questa missione, o comunque dovete iniziare a, diciamo, completare questa missione da subito. Quindi la prima cosa che dovete fare è andare a facciata, prendere questa subquest e comprare a fronte mare, se non ricordo male, i semi di fiore lunare, rossi, oro e blu. Perché questo? Perché ovviamente bisognerà piantarli e aspettare di farli crescere per ottenere l'ibridazione che ci interessa. Per ottenere il fiore rosa bisognerà unire i semi pesca con i semi indaco. Come si fa ad ottenere i semi pesca e indaco? I semi pesca, se siete fortunati, si ottengono così. Ecco, io per esempio qua ho trovato già un fiore pesca, ma ne ho trovato uno solo tra tutte le ibridazioni che ho fatto. Quindi veramente, veramente sfigato in questo caso, però tecnicamente funziona così. Bisogna piazzare o un fiore rosso o oro all'inizio della vostra, diciamo, della vostra colonna, della vostra riga, e poi successivamente affiancargli il fiore dorato per ottenere il colore pesca. Quindi rosso e oro formano il colore pesca, quindi di conseguenza avete intuito che per formare l'indaco si farà con il blu e oro. Una volta formati poi indaco e pesca si uniscono e se siete fortunati avrete il fiore rosa. Però ovviamente non potete raccoglierlo adesso, perché ora vabbè, in questi casi in realtà i fiori li potrei anche raccogliere, perché questi non ho ottenuto nessuna ibridazione e quindi sono andato veramente di sfiga, mi è andata veramente di sfiga. Però qua vedete ho ottenuto un fiore pesca che è un colore diverso, quindi i semi di questo alla fine mi possono servire. Per cui iniziamo a raccogliere questi fiori che tanto non mi interessano come semi, vedete fiore lunare rosso. Ed effettivamente uno potrebbe dire, scusami, ma perché allora su PlayStation si aveva un risultato migliore? Perché questi fiori per crescere necessitano dalle 18 alle 24 ore reali, cioè proprio non di gioco, proprio tempo reale. Quindi un giorno, vi servirà un giorno per far crescere questi fiori. Ecco perché su PlayStation si poteva portare avanti la data e si risolveva il problema. Su PC, anche se mandate avanti la data, non funziona, perché giustamente stima la sincronizzazione con il cloud e con i server, quindi ristabilirebbe il tutto nella maniera normale. Quindi purtroppo sarete costretti ad aspettare giorno dopo giorno. E ci tengo a dirvelo adesso questa cosa, ci tengo a parlarvene adesso, perché questa è una side quest che se recuperata alla fine del gioco vi fa perdere tempo, vi fa perdere tanto tempo, perché dovrete rimanere lì ad aspettare i fiori che crescano anziché andare a completare il gioco. Ecco perché io la sto facendo nel frattempo, proprio per questo motivo, ok? E ci tengo a dirvelo all'interno del video, perché chi vuole seguire diciamo questo gameplay come guida fondamentalmente lo può fare, va bene? Detto questo, concentriamoci e riprendiamo la nostra quest principale. Eccoci qua, siamo di nuovo sulla nostra quest principale. Se vi ricordate, Emil ci aveva scritto che forse aveva trovato un modo per salvare Kainé. Vediamo se effettivamente è così. Emil ci aspetta nella sua stanza. Vediamo. Ah, minasan. Hisashiburi da na, Emil. Boku wa tokubetsu nano de. Sou ka. Tokoro de sekika kaiju no tegakari o mitsuketa という koto da ga, hontou nano ka? Hai. Ciotto, kore o mite moraemasu ka? Ecco ragazzi, qui adesso iniziamo ad entrare nelle fasi un po' più articolate della trama. Leggete qual è il progetto. Progetto Snow White, quindi Bella Addormentata in teoria, perché sarebbe Biancaneve, che
appunto Biancaneve poi si addormenta. Avviso, archiviazione dei dati 2 agosto 2026. A seguito del recente incidente con numero 6, abbiamo deciso di creare una stanza degli archivi. Questa stanza conterrà dati riguardanti i metodi utilizzati per controllare e o eliminare ogni forma di magia, incluse la pietrificazione e la trasformazione animalesca, in modo da permettere ad altri progetti di proseguire. Nello specifico renderà più facile trovare una soluzione per la conservazione a lungo termine di numero 6 e completare il lavoro sul numero 7. Tutti i dipendenti sono pregati di tenere al sicuro l'ingresso, l'ingresso alla stanza sul cortile. Il mancato rispetto di questa regola porterà al licenziamento immediato. はっきりとは分かりませんが、何か関係する情報があるかと。その計画室ってのはどこに？中庭に入り口があるらしいのですが。分かった。 E adesso possiamo andare nel cortile. Quindi praticamente すべての魔力をコントロールしていたのなら、きっと僕のメモ。 Sì, perché devo tornare praticamente indietro, quindi dobbiamo ritornare da questo lato. Esatto, perché il cortile è là fuori. E di qua il cortile. Ovviamente te lo fanno vedere, no? Come se fosse un oggetto da raccogliere, così ti viene l'istinto di andarlo a prendere. E invece Kekoku Setsu no Fuin Yomenaina. 警告と書いてあるからには。エミル、どうした？大丈夫か？何でもありません。大丈夫です。Esatto. Pensate al nome del progetto. エミルの様子がおかしい。あまり離れてはならんぞ。そうだな。 Allora, qui invece, come a posto di esplosione oscura, ecco, metterei un bel vortice oscuro. Tessera magnetica, esatto, guardate che bella la sezione, fatta questa sezione di gioco, come se fosse quasi Metal Gear, sembra quasi. Ci sono dei rimandi... Potenza d'attacco più 15%, questa è ottima. Emil che mi sfascia tutto, ovviamente. Allora, armi. No, aspetta, devo fare associa parole, ecco. Esatto, qui devo mettere le... le parole, vediamo se sono giuste. Sì, queste ancora sì. Qui non avevo impostato neanche le...
le parole addirittura. Perfetto. Vabbè, me la ricordavo più forte in realtà. Madonna Emil, troppo forte. Spada a due mani, zanna gemella. Quindi nuova arma. Aspettate che... Armi, spada a due mani, zanna gemella. Addirittura peso leggero. Vediamo, sono... Ah, ecco, questa qua. Ma io resto fedele alla lancia. Sarà bello poi rivedere i particolari, perché per il momento si capisce poco. Quando proprio Emily li one shot, incredibile. Talmente forte. Nuovo documento, ecco qua. Sempre riguardante il progetto Snow White, quindi Biancaneve. Avviso, relazione su numero 6. 25-12-2025, ovvero Natale del 2025, quindi tra due anni. Abbiamo completato la ricerca iniziale su numero 6 e nei prossimi giorni procederemo con la sperimentazione. Poiché questo segnerà un grande passo avanti nella ricerca Gestalt, il laboratorio di ricerca bellica nazionale ha reso il progetto numero 6 la sua priorità. Perciò i fondi per gli altri progetti verranno congelati. E si vede nel frattempo sotto un'immagine che già chi ovviamente conosce sa. Emil!
丈夫です。行きましょう。すみません。Ora non mi ricordavo mi potessero stunnare mentre facevo l'attacco caricato così. Maia, non ho bloccato da là. Bloccato dalla texture della pietra. Niente, Emil ha distrutto tutto. Almeno le raccolgo. Emil ga okurete. Vedete, siamo proprio in una sorta di labirinto proprio. Ecco qua. Qui non c'era nulla. Buono, tasso di rilascio oggetti aumentato. È ottimo in realtà. Perché mi servirà soprattutto nelle zone di farm dove mi servono gli oggetti. Madonna mia, Emil. Sei una bestia, Emil. Thank you.
poi bisogna ovviamente esplorare ed entrare in tutti i magazzini, perché le chiavi si possono trovare ovviamente in queste zone. Eccola qua, vedete? Non mi ricordo se c'era qualcosa in realtà da trovare. Ma credo di no, effettivamente no. Emil è rimasto indietro. Sarà bello poi quando ci sarà la traduzione di quello che dicono le ombre, ragazzi, perché sì, le ombre parlano. Ci sarà tanto da dire. Tantissimo. Arti marziali, forza fisica. Olè. Madonna quanto siamo forti ormai. Madonna mia. È vero, posso girare la telecamera, quindi non capisco perché non la giro ogni volta. Boh, sono fissato che è così, tipo. Nuovo documento. Eccoci qua, ragazzi. Avviso. Ordine del giorno della riunione. 12.09.2026. La riunione odierna riguarderà soluzione per la conservazione a lungo termine di numero 6, relazione riguardo al numero 7, camuffamento del laboratorio come villa. E guardate le foto dei due soggetti. Uno è Emil, quello a destra. A sinistra chi c'è?
Madonna, poi faccio la schivata. Eccolo qua. Avviso relazione sul numero 6. 11/10/2025. Il donatore di corpo Halua o Halua è stato scelto tra 7 candidati per procedere alla fase successiva. Per proteggere i segreti di Stato, tutti i candidati tranne uno verranno eliminati. Il donatore di corpo Emil sarà tenuto in deposito come misura di sicurezza. Quindi il suo vero nome è Halua, però è stato poi rinominato Emil. どうしたエミール、苦しいのか。僕が平気。僕は一体僕は何かを思い出そうとしておるようだな。大丈夫だ。僕は大丈夫。 Esatto, ragazzi. Siamo pronti per scoprire quello che c'è dietro questa porta. Thank you.
思い出しました。全部思い出しました。僕たちはかつて本当の人間でした。人間のどこにでもいる子供だったんです。そして僕たちは魔法実験によって兵器になりました。最強の兵器を作るために繰り返された実験、やがて究極の魔法兵器が生み出されることになったんです。その兵器の名前は毒語ですが、毒号は制御不能な失敗作でした。暴走した毒号を封印するために作られた石化能力を持つ兵器、それが7号。僕のことです。僕は兵器だったんです。たとえ兵器でもエミールはエミールだ。ありがとう。Esatto, Emil in realtà non è altro che un'arma di contenimento per quanto riguardava quella cosa lì, ovvero il numero 6, che scopriremo essere qualcosa di molto, molto interessante. Ma questo la prossima volta, quindi... Alla prossima.